cosa sto facendo? Dunque, avevo comprato un piccolo melone, soltanto che poi non ho più voglia di mangiarlo, probabilmente ogni stagione ha i suoi sapori. Allora, cosa ho deciso di fare? L'ho tagliato a pezzi, l'ho frullato, l'ho messo con pari peso di zucchero e adesso lo sto portando in cottura pian piano come se fosse una marmellata. A seconda del grado di cottura che darò, potrò usarlo o per fare una torta, oppure per fare una marmellata, o addirittura per fare delle piccole caramelle. E poi vedremo un po' cosa combino. Ci siamo! Ho deciso, faccio una marmellata, è quasi pronta, deve essere un po' meno fluida. Ho spattaccato ovviamente tutto il fornello perché stare un po' in giro, vabbè, cosa volete farci? Comunque niente, quasi pronta, è pronta, vedete la consistenza? Ecco, comincia a staccarsi dal fondo, perciò è ora di spegnerla, altrimenti caramellizza. Ho tolto la marmellata dal fuoco, è pronta, la metto nel vasetto. Allora, il vasetto ho preferito scaldarlo un pochino in forno prima, così almeno non ho la differenza tra il vasetto freddo, visto che adesso non è più estate. È poca, però per quel che devo farne. Questa la userò oggi, per cui posso anche non rovesciare il vasetto, lasciamo così. Perché si rovescia? Perché quando fate la marmellata, la mettete calda, chiudete, la rovesciate, si fa il vuoto d'aria. Sarà buona la marmellata? Io puccio il dito in quella che è restata nella pentola. È buonissima. Provate a farla. La marmellata in pratica si può fare con tutto, con ogni frutta, addirittura c'è chi la fa con la verdura. Io un anno l'ho fatta di cachi senza ricetta, tanto le dosi sono sempre quelle. Se non volete sbagliare, metà polpa del frutto e metà zucchero, è finita là, facilissimo. E devo dire la verità che anche quella di cachi è veramente buona, ha un sapore ovviamente insolito, anche perché non la trovate in commercio. Comunque provate a farle le marmellate con tutto quello che avete in casa, eh.